Buonasera allo Sporting Village di Palermo, Ludus Palermo-Napoli 2-2. La partita nei primi minuti ha delle fasi di contrasti a centrocampo e fino ad arrivare al 36esimo, quando nella prima vera occasione da gol la Napoli si porta in vantaggio. La Di Marino serve sulla destra a Cuciniello e che fa partire un pendente che parte sull'interno del palo e si insacca superando Campanella. Al 43esimo c'è il raddoppio. Imbucata il russo per Moraca che si invola verso il portiere e sull'uscita la supera con un tiro sulla sua sinistra. La prima frazione si chiude sul 2-0 per il Napoli e alla fine di una buona prestazione delle ospiti e con una pressione a tutto campo. Tutt'altra partita nel secondo tempo, dove la Ludus sale in cattedra e fin dall'inizio comanda il gioco. Al secondo minuto accorciano le siciliane il punteggio. Calcio punizione alla mattina, la palla arriva a Dragotto che abilmente la mette al centro per Filangieri che, liberatasi di testa, insacca centralmente. Il pareggio giunge al 28esimo minuto quando la Cavera dalla sinistra serve centralmente Buttaccio che si invola in un'azione di ripartenza, va verso il portiere, lo invita all'uscita e lo supera con un tiro a fil di palo. Le siciliane continuano a premere cercando di ribaltare la partita. Si giunge così al 45esimo quando Galisce dalla destra si invola verso la porta e viene atterrata al limite dell'area alla Di Marino, ultimo uomo, espulsione e dalla seguente calcio punizione Buttaccio sfiora l'incrocio ai pali. Termina così la partita sul 2-2. Dallo Sporting Village di Palermo, Salvo Gennaro.